la Juventus è attivissima sul mercato, ma c'è una grana per il DT Giuntoli che potrebbe complicare le mosse della dirigenza bianconera. La Juventus scatenata sul mercato, dopo Douglas Luiz e Di Gregorio, il club bianconero si è assicurato anche le prestazioni di Khéphren Thuram. Il figlio e fratello d'arte è sbarcato questa mattina a Torino e si è sottoposto alle visite mediche prima della firma del contratto e dell'ufficialità del trasferimento nelle file della vecchia signora. Il francese è il terzo acquisto della campagna estiva del DT Giuntoli, che nell'ultima finestra di gennaio aveva bloccato anche Vasilije Agic. Il talento montenegrino è stato ufficializzato nei giorni scorsi e oggi si è presentato al J Medical per sostenere il rituale iter medico per conto del club bianconero. Agic si metterà subito a disposizione di Thiago Motta e sarà aggregato quindi alla prima squadra agli ordini del nuovo allenatore. Calciomercato Juventus, non solo Kim, niente da fare per altri tre obiettivi. Agic al pari di Douglas Luiz è stato tesserato come extracomunitario, con la Juventus che così non ha più slot disponibili per i calciatori che non rientrano nella sfera dell'Unione Europea. Un aspetto che potrebbe in un certo modo frenare le mosse di Giuntoli e della dirigenza della Continassa da qui fino alla chiusura della campagna trasferimenti estiva. In difesa ad esempio la Juve non potrà tentare l'assalto a Pavlovic, da tempi non sospetti sul taccuino del capo dell'area sportiva bianconera di recente finito sotto la lente di ingrandimento anche al Milan in Serie A. Un'altra occasione sempre nel reparto arretrato poteva portare a una vecchia conoscenza del calcio italiano come Kim, il coreano potrebbe uscire dal Bayern Monaco in prestito, senza considerare anche gli ottimi uffici con i bavaresi. L'ex difensore del Napoli è inoltre una suggestione della rivale Inter. Per la fascia la Juventus osservava invece il duttile Kadıoğlu, nazionale turco che si è messo in evidenza all'Europeo in Germania ma che è fuori dalla lista dei comunitari. Infine, passando all'attacco, una soluzione come vice Vlahovic poteva essere rappresentata da En-Nesyri, già accostato l'anno scorso alla Juventus. Il centravanti marocchino del Siviglia, tra l'altro, è stato proposto all'Inter nelle scorse settimane.